Benvenuti a Pillole di Arte Contemporanea a domicilio. Oggi inauguriamo un nuovo corso per il format nato durante i tempi di chiusura della quarantena. Andremo a seguire, a intervistare ed approfondire il lavoro degli artisti che partecipano al campus Artisti in Erba presso la Fondazione Smart. È con noi Sonia Andresano. Sonia Andresano è nata a Salerno, vive e lavora a Roma. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Roma e conseguito la laurea in Storia dell'Arte presso l'Università La Sapienza, a Roma. Nei suoi lavori, tematiche come l'attesa, il viaggio, il nomadismo e il cambiamento raccontano aspetti personali in continuo divenire. Scavando nella propria storia, l'artista documenta gesti e movimenti, isolando frammenti riconducibili al prima o al dopo di un tragitto. Identità e nomadismo delineano il binomio di una poetica emotiva, in cui oggetti, gesti e azioni conducono inevitabilmente a una nuova partenza. Le sue opere spaziano dalla performance al video, alla fotografia e alla scultura. Ogni ricerca artistica è generata da una domanda, insistente e ostinata, che genera un'ossessione, una magnifica ossessione. Sonia, buongiorno, qual è la tua? Buongiorno Marta, più che un'ossessione, diciamo, generale, direi che ho avuto delle ossessioni rispetto a dei progetti nello specifico, ma forse potrei dire che il lavorare sul movimento è diventato con il tempo un pensiero fisso, quindi lavorare con il corpo nello spazio, inteso in senso generico, ma che un po' abbraccia tutti quelli che sono appunto dalla scultura, alla performance, al video, alla fotografia. Quindi più che un'ossessione, come dire, unica, ho avuto dei progetti che mi hanno ossessionato per molto tempo. Nel momento attuale l'arte ha dimostrato di essere sicuramente indispensabile per poter tradurre, capire, generare risposte e domande sul tempo presente, un tempo sicuramente ostico e complicato. È stato un tempo che abbiamo definito della cura, un tempo dilatato in cui i pensieri si sono sedimentati e hanno permesso anche di generare nuovi pensieri e riflessioni. Quali sono stati i tuoi? Ma io credo che l'arte sia sempre una cura, o almeno per me lo è sempre stata. Ma prendendo in prestito la metafora del farmaco, direi che il mio tempo durante la quarantena è stato un tempo dilatato, sospeso, ma che se dovessi fare un'associazione appunto a un farmaco, l'associerei al somministrare, essermi somministrata un sonnifero in qualche modo, quindi forse un tempo onirico, un tempo un po' diverso da quello che può essere anche il tempo della creazione, il tempo della sedimentazione di un'idea. Non ho avuto, diciamo, la creazione non è stata la mia priorità durante questo periodo. Forse sono stata molto in ascolto di me stessa e lasciando un po' che le cose scorressero e che andassero senza star troppo a pensare a questo tempo strano. Oggi concludi un percorso intrapreso insieme ai bambini per Artisti in Erba presso la Fondazione Smart. Con quali idee hai intrapreso questo viaggio e come queste si sono evolute, si sono modificate durante il corso della settimana? Il laboratorio proponeva ai bambini l'origine naturale come metafora di crescita. Ci siamo soffermate su molte tematiche come l'attesa, la pazienza, il tempo in qualche modo e anche il guscio come cavità organica accogliente, il suo sconfinamento e quindi proprio ragionando sulla forma e sul processo in divenire. Io ho voluto che i bambini ragionassero proprio su questa, sull'imprevisto e anche sull'eventuale fallimento, nel senso sulla possibilità che delle cose potevano trasformarsi o non accadere. Sicuramente per un bambino ragionare sul tempo lento, sul tempo, sulla crescita naturale, senza alcuna forzatura,
è abbastanza complesso, per cui abbiamo riempito quegli spazi di riflessione con tante attività, quasi in una sorta di bulimia della creazione. Quindi sorprendentemente è venuta fuori una produzione di manufatti molto ampia, che anche, neanche io mi aspettavo. Quindi abbiamo utilizzato non soltanto la terracotta, l'argilla, ma anche la carta e tutto ciò che trovavamo, quindi le foglie, tutto quello che ci siamo ritrovati, diciamo anche un po' sotto mano. Per cui è stato, ecco, quell'aspetto, per me anche non previsto, che è proprio lo stare sul tempo e anche su ciò che accade, quindi lasciar fare anche al caso. Questa domanda è rivolta a uno dei protagonisti del campus appena trascorso. Qual è l'immagine che da questa settimana vorresti portare via con te nella tasca come ricordo di questa settimana, di questa esperienza? La cosa che mi è piaciuta di più in questa settimana è stata conoscere dei professionisti e degli altri bambini con cui parlare e giocare e imparare nuove tecniche per scolpire e fare altre cose. Sonia, per concludere questa nostra conversazione, mi piacerebbe chiederti un'immagine, un testo, un'azione, un oggetto che ti rappresenta e con il quale vuoi salutarci. Arbeit. Ich komme rein, ich bin der Ruhe. 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 Ich bin